Viaggiatori in fila per effettuare il tampone, quello appunto messo gratuitamente a disposizione per chi rientra da un viaggio. Dalla Sardegna. Perché hai deciso allora di sottoporti al tampone? Per la sicurezza principalmente dei miei genitori, della mia nonna che sta con me, quindi preferisco avere la certezza. 235 i tamponi effettuati dal 26 di agosto alle 13 del 29 di agosto. Dopo un inizio piuttosto timido, adesso chi rientra dalle vacanze chiede di effettuare il tampone. Lei signora da dove arriva? De Senzano del Garda. Ha fatto una vacanza adesso di recente? Sì, una breve vacanza. Vedo che è con la valigia, quindi direttamente dalla vacanza a fare il tampone. Mi sono fermata subito, approfitto di questa opportunità. Per me stessa e per gli altri, insomma. Il servizio, che si chiama walkthrough, andrà avanti 7 giorni su 7, compresi i festivi, dalle 7.30 fino alle 22.30, fino alla fine dell'emergenza. La postazione della ASL si trova adesso nei locali dell'ex punto informazioni turistiche di fronte alla stazione di Arezzo. Per poterlo effettuare gratuitamente basta esibire un titolo di viaggio o il biglietto del treno o quello del traghetto. Quindi lo può fare tutti i viaggiatori, sia i viaggiatori appunto che arrivano con il treno della Toscana ma anche residenti fuori della Toscana e anche le persone che arrivano appunto che sono sbarcate con il traghetto e poi sono arrivate direttamente qua da noi in città. E quindi cosa devono fare in attesa che ci sia poi la risposta? Devono stare appunto in isolamento, un isolamento fiduciario in attesa della risposta. Le risposte però le abbiamo abbastanza velocemente, diciamo, in 24-36 ore. Abbiamo un servizio di navetta che quindi viene appunto dal laboratorio del San Donato a ritirare i tamponi 3 volte al giorno e questo permette appunto di metterli subito in lavorazione e di dare una risposta abbastanza veloce, diciamo.